Alleluia, lode e gloria al Signore sempre, eternamente, benedetto tu sei, Signore. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti amiamo e ti ringraziamo. Quanta gioia nel nostro cuore, quanta gioia, quanta pace, quanta certezza davvero della tua presenza, quanta certezza di non essere soli. E oggi davanti a questa domanda così grande, noi così piccoli come ci poniamo? Quante volte dovrò perdonare? Chiediamo al Signore, quante volte dovremo perdonare? E con questa risposta così straordinaria, non solo 7 volte, ma ben 70 volte 7, il Signore ci dice che significa un numero che è infinito. Significa sempre, ogni volta. E davanti a questa domanda subito arrivano i volti delle persone che ci hanno fatto soffrire, delle persone con le quali abbiamo dei conflitti, subito si mettono davanti come con autorevolezza, come per dire: davvero sei disposto a perdonarmi? E forse noi non ne siamo così davvero disposti a perdonarli, ma quello che siamo in fede e in fiducia piena verso Gesù che ci invita a farlo. Ed è questo forse l'atteggiamento, buon pomeriggio Gioia, buon pomeriggio, è l'atteggiamento corretto da tenere davanti alla parola di Dio e davanti a qualcosa che ci sembra così grande e così insormontabile. Non ci poniamo di fronte a quello che il problema suscita questa domanda a noi, ma esattamente di fronte alla parola di Dio, a questo suo invito. E quando Gesù ci fa un invito, ci fa un'esortazione, in realtà non è una pura teoria, ma è proprio mostrare innanzitutto una via, ma in quella via ci mostra anche il mezzo, la potenza, la capacità, ci mostra davvero la nostra opportunità nel realizzare quello che Lui ci sta dicendo. Ed è bellissimo oggi, questo giorno che vogliamo chiamare un giorno di perdono, un giorno di riappacificazione, dove ci sembra che, quando perdoniamo, ci sembra che noi ci stiamo dando qualcosa agli altri. E in realtà, come dice una frase che si risente ripetere spesso, che dice: quando tu perdoni ti accorgerai che il vero prigioniero eri tu. Perché il perdono effettivamente fa proprio questo, ci chiude, ci limita, ci fossilizza, ci mette in un angolino nel quale ci fa impantanare nell'amarezza, nella sofferenza, nella rabbia, in una serie di sentimenti amari che sono come quando tu mangi qualcosa e la tua bocca ha un gusto così di disprezzo. Effettivamente lo devi avere verso te stesso, perché questi sentimenti non escono oggi dal cuore dell'altro, dal comportamento dell'altro, ma escono proprio da ognuno di noi. E allora in piena fiducia, in totale fiducia, in totale abbandono, in totale davvero oggi, in totale adesione a quello che è l'invito di Gesù, poniamo davanti tutte le situazioni che vanno rimesse, tolto ogni conflitto, tolta ogni amarezza, tolta ogni cosa che non va bene, e chiediamo la grazia di perdonare. O forse ancora, quando non ne siamo capaci, possiamo porre tutta questa rabbia, questo dolore ai piedi della croce del Signore. Amen, amen Piera, perdono libera, è vero. Mettiamo tutto innanzi alla croce del Signore e lasciamo che il suo spirito produca quell'effetto straordinario della liberazione, una liberazione che libera noi, che ci rende davvero persone libere di amare a prescindere da ciò che fanno gli altri, libere di prendere una posizione a prescindere da quello che fanno gli altri, libere di provare a vivere la vita in un certo modo, liberi da quello che le situazioni ci hanno condizionato a fare. E che panorama più straordinario potremmo trovare innanzi a noi oggi?
panorama davvero così glorioso che questo perdono, perdono offre a noi. E quindi mettiamoci proprio in questo abbandono e lasciamo che ogni cosa avvenga nel nome potente di Gesù, e che oggi sia rilasciate anche situazioni che magari alla fine crediamo pacificate, ma non lo sono così tanto, visto che quando le portiamo alla memoria poi ci suscitano sempre sentimenti amari. E lasciamo davvero che invece la bellezza, la straordinaria potenza dello spirito d'amore di Gesù Cristo possa oggi definire alcune situazioni, ma non definirle in un modo umano, come si dice, mettendoci una pietra sopra, ma in realtà ponendo tutto sull'unica pietra, che è la pietra Cristo, che è la pietra sul quale ognuno ha la stabilità, e ce l'abbiamo noi e ce l'hanno anche tutte le persone che con noi hanno avuto dei conflitti. E noi proprio attraverso questo perdono non solo stiamo meglio noi, ma inconsapevolmente e spiritualmente stiamo accompagnando loro ad fare esperienza di quello che noi viviamo, perché effettivamente il rancore, l'odio sono sentimenti forti quanto è forte l'amore, ci legano alle persone in maniera ovviamente malsana, ma in maniera anche molto asfissiante, proprio di quelle cose che ci stringono, che ci costringono. E invece noi siamo innanzi alla verità di Cristo, siamo destinati ad essere liberi. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, e in questa verità noi abbiamo deciso di stare. È per questo che oggi io, Signore, ti dichiaro il mio amo in totale, perché ogni perdono che deve essere rilasciato nella mia vita sia suggellato dal tuo spirito e sia occasione per me di libertà, e occasione anche per lasciare andare situazioni che ormai hanno fatto il loro tempo, ma che non condizionano più oggi la mia vita, grazie a te Gesù. E quindi tanta lode, tanta benedizione, tanto ringraziamento a Lui, che davvero è l'unico, e lode, sì, gioia. e a Lui che è l'unico che sa fare nuove tutte le cose. E quindi grazie, 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 infinitamente grazie. Un grazie a ognuno che aderisce a questo, perché più questo mondo è in pace e più la pace è il messaggio che noi mandiamo, che diamo ad ogni persona. E quindi diventiamo proprio quella contrapposizione a un mondo pieno di conflitti, lo diventiamo col nostro essere, un essere pacificato nella grazia e nella pienezza di Cristo. Una buona giornata a tutti, godetevi questa giornata splendida di sole e soprattutto di questa pace straordinaria, opera gloriosa di Dio in ognuno di noi. Benedetto tu sei, lode, lode, benedizione a te sempre, eternamente.